Anton Francesco Vivarelli Colonna, nome lungo, dobbiamo fare però un'intervista breve, sì, Anton Francesco. Siamo qui, lui ovviamente presidente della fiera di Grosseto, questa grande novità, la caccia che torna a casa sua, la caccia che torna in Maremma. Sì, noi siamo molto onorati, molto fieri, è un gran vanto per noi come Grosseto riuscire ad accogliere un evento così importante, perché è un territorio che si attaglia perfettamente come connotazione territoriale ad accettare, proprio ad assorbire un evento di tale portata. È un country festival su cui noi già stavamo lavorando, siamo andati dai numeri uno, ci hanno ascoltato e abbiamo creato una partnership che crediamo avrà anche degli svolti futuri, dei progressi e degli sviluppi che saranno un tornaconto non soltanto per la Grosseto Fiere come ente che si sta sviluppando, ma soprattutto per l'intero territorio e credo anche per Fiera di Vicenza, perché sicuramente la location è ideale e le soddisfazioni saranno grandi. Una domanda che adesso non posso non fare, ma tu sei cacciatore? Io non sono cacciatore, appartengo a una famiglia di cacciatori, tutti fanatici cacciatori. Io personalmente sono allevatore, ovviamente partecipo alle cacciate, partecipo a tutte le iniziative faunistiche, ma mi piace molto il country, l'aria aperta, l'open air, e quindi sicuramente anche per quanto mi riguarda è un evento meraviglioso di cui godrò veramente ogni secondo. Facciamo una promessa a tutti, quindi avrai l'iniziazione venatoria al Genfer che organizzi tu. Esattamente, paradossalmente è così, e quindi va bene così. Quindi viva il Genfer 2015, viva la caccia, viva la Toscana. Esatto. Grazie Antonio Francesco.